E siamo qui, ragazzi, quest'oggi con Fingerade. Fingerade, gioco uscito da pochissimo su Steam. Perché questa intro, ragazzi? Questa intro perché il gioco ci è stato ispirato da un grandissimo youtuber inglese di nome Jacksepticeye. Andatevelo a vedere. Abbiamo visto questo gioco sul suo canale e abbiamo deciso di portarlo anche sul nostro. Perché noi lo diciamo quando abbiamo preso ispirazione, non c'è problema. Questo gioco cosa consiste? Il gioco si chiama Fingerade. Fingerade significa letteralmente indicalo. È una specie di indovina chi. Abbiamo dei testimoni in una centrale di polizia che ci daranno degli indizi su uno pseudo criminale e noi dobbiamo capire chi è e dargli la pena di morte. Bene, quindi siamo qua su Fingerade. Possiamo fare start. Qua vediamo che cos'è International Base. Scriviamo il mio nome, Salvatore, perché dice enter the first and the last name of the individual to reveal their personal crime history and expose them for the monster they really are. Allora, praticamente metti il primo e il nome e cognome dell'individuo per rilevare la sua personalità criminale, tutta la sua storia criminale ed esporla, così da far vedere il mostro che veramente è. Io metto Salvatore, go. C'è lo Scabby Salvatore, a 44 anni, questo significa che in questo gioco c'è veramente questo personaggio, Scabby Salvatore, sarebbe questo. È alto 6.4 inch, pesa 237 pound, perché in Inghilterra e in America non usano il chilo o il metro, ma... Charged with worshipping a crate and old can. Ok, questo non ho capito che significa. Ha avuto una sentenza di 5 giorni dentro per tosse. Ok, per la tosse mi hanno arrestato. Vabbè, iniziamo. Allora, il primo testimone è Basic Bob. Basic, proprio un classico. Basic as they come. Classico com'è. Vediamo un po' qua le note sul nostro testimone. È il migliore a rilasciare tutte le persone che non c'entrano nella descrizione. Perché tu devi accidentalmente... perché tu non li uccida accidentalmente. Questo è cattivo. Ok, iniziamo. Allora, quando dice I'm positive, he looked ugly. Quando dice positive vuol dire che è sicuro al 100% che il nostro personaggio è brutto. Quindi direi... Ok, direi che sicuramente potrebbe... Questo non è. Potrebbe essere questo, potrebbe essere questo o questo, vediamo. I'm positive he looked dark. Quindi questo eliminato dovrebbe essere questo, da quello che... sì, è l'unico dark. Quindi è l'unico che è scuro. È pelato, e lui è pelato, c'ha il fez in testa. Il dottore! E c'ha il fez in testa, ma è pelato. E sicuramente è vecchio, quindi è vecchio e lui sicuro. Fingerade. Sei sicuro che lo vuoi fare? Sì, lo facciamo. E adesso dobbiamo fargli la sedia elettrica. Lo ammazziamo, vediamo. Guilty man executed. Un uomo colpevole è stato esecuzione. Come si dice? Comunque, l'esecuzione dell'uomo colpevole. Qua c'è scritto bla 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 bla. Veramente c'è scritto bla bla bla. Ho dato amore alla mia famiglia e ai miei amici. Bene. Ok, la prossima testimone è Narcided Nan. E prova del suo meglio. Quando dice la parola think, la prova può essere corretta al 60% delle volte. Bene, quindi dobbiamo stare attenti. Allora, he definitely did not look dark. Quindi non è nero. Possiamo già rilasciare questo. E possiamo rilasciare... Quanto è brutto questo? Questo è... Rilasciamo anche questo, vediamo. Sicuramente è brutto, quindi può essere o questo o questo. Lui sembra che ci abbia i soldi. Ah, quindi questo qua c'ha la corona in testa. C'ha la corona in testa, quindi mi sa che è questo.
Io penso che lui somiglia a me. No, non credo che questo. Proviamo con Nasty Nash. Vediamo. Fingering. Ammazziamolo e vai! Ce l'abbiamo fatta! Morderò i fanboy. Comunque abbiamo capito il colpevole. Bigot Bernie. Bernie il bigotto è razzista. Razzista! Dobbiamo stare attenti perché questo è razzista, probabilmente ci dirà che è nero, ma non lo è. Allora, sono sicuro che sembra una persona che è una persona di colore. Quindi è razzista verso i bianchi, probabile. Cioè, che è una persona bianca. Può essere questo, può essere questo. Ok, però ricordiamoci che è razzista. I think he did not look like my paw. Non gli piace il tuo naso. Vabbè, andiamo avanti, non ci interessa. Lui sicuramente non sembra che si lavi molto. Quindi non sembra che si lavi molto. Potrebbe essere. Non sembra che si lavi molto. Potrebbe essere questo. Sono sicuro che sembri un nano. E quindi io credo che sia lui. Credo che sia lui. Poi di sporchi è bianco. Di sporchi non ce ne sono più. Sembra un nano. Sì, credo proprio che sia lui. Ragazzi, lo facciamo, vai. Oh, we're fingering you, Dai. buddy. Sedia elettrica e. Yes! 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 Ce l'abbiamo fatta. E questo cappello è fresco. Grazie, c'è il ventilatore, c'è la vendola sopra. Va bene. Quindi, negative Nancy. She always so negative. Cioè, è sempre negativa, Nancy. Nancy. Vediamo un po'. Allora, sono sicuro che lui non è vecchio. Quindi potrebbe essere questo. Questo sicuramente non è, lo rilasciamo. Anche questo non dovrebbe essere. E anche questo. Ok, sicuramente didn't look giant, non è un gigante. Quindi lui potrebbe essere. Potrebbe essere come potrebbe non essere. Sicuramente non è scuro, quindi rilasciamo anche lui. E continua ad essere lui. Sicuramente non è brutto, allora è per forza lui. Dapper Oh, we're Dude! fingering E you, vai, buddy. sono sicuro, vai! Friggiamolo! Sexy. Yes! Abbiamo. I did what? No. Non so che cosa ora. Ok. Bene! Daime! Daime! Ok, dim then. C'è sempre qualcosa di sbagliato con qualcosa, con dim then. Never use work restroom. Non ho mai usato il bagno del lavoro. Non ordina il pollo col pesto. Ha comprato nuove mutande. Bene. Allora, sono sicuro che lui pal o something. Pale non so cosa significa, ragazzi. Pale si legge. Vabbè, leggiamo il prossimo. Sono sicuro che lui ha molti soldi. Quindi lui ha molti soldi. Potrebbe essere, vediamo. Questo help, help, quindi che sono barboni. Potrebbe essere questo. Potrebbe. Sono sicuro che lui sembra sembra in disordine. Infatti c'è il cappellino da do. Ah, però anche lui. Sì, c'ha l'orologio, quindi questo può essere. Sì. Sono molto sicuro che sia questo. I think it did not look like a little one. Non sembra come un piccolino. Non sembra piccolino. Quindi vabbè, questo è pure altro, però credo Get che him in the sia Hobo chair. Harlan. Vediamo Hobo Harlan. Oh! Indovina chi? Ha la Disgusting. faccia così! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! What the smell? Che cos'è questo odore? Bene, andiamo avanti. Evil Dead Eddie. Cioè, Eddie il cattivo. Sempre mezza verità. Dovreste vedere il database dei criminali e vedere se sono un criminale. Bene.
Allora, lui sicuramente non sembra carino, non sembra carino, quindi possiamo rilasciare lui. Potremmo rilasciare anche questi due, secondo me, però lasciamolo ancora qua. Sicuramente non sembra stupido. Chi è che sembra stupido tra questi? Non lo so, andiamo avanti. Penso che sembri effeminato. Quindi potrebbe essere uno di questi due. Lui sembra wealthy. Io credo che sia uno di questi due, ragazzi. Però qua adesso gli indizi non sono tantissimi. Vediamo un po' indietro. Non look cute. Quindi, ma non sembra cute. Quindi non può essere. Se lui dice che sicuramente non sembra cute, non può essere uno di questi due. Ora mi stavo facendo imbrogliare. Potrebbe essere uno di questi due. O al limite questo. Non sembra stupido. Quindi, no, questo no. Io direi che è questo. Questo qua ti sei sbagliato. Proviamo con Gross Grog. Io penso sia lui. Penso sia lui. Vediamo. Yes! Ce l'abbiamo fatta! Questo era difficile, ragazzi. Questo era difficile. Opposite OP. He describes people in the opposite. Ah. Questo descrive le persone al contrario di come sono. Bad guy die. Never use work restroom. Nemmeno questo ha usato mai il bagno del lavoro. Non ha anche lui le stesse cose dell'altro. Va bene. I'm positive he look ugly. He look girl. Quindi sicuro è un uomo. Se dobbiamo affidarci su quello che c'era scritto sulla. Sono sicuro che lui sia peloso, quindi deve essere uno quello con meno peli. E potrebbe essere questo. Sono sicuro che lui sia alto e questo è basso. Ok, io credo sia questo. Io credo sia questo. Get Vai. him in the Chip chair. Charles. Vediamo Chip Charles. Oh! Yes, ancora una volta! Mamma mia! Paranoid Paul. Someone following him so he can't stay long. Ok, qualcuno lo sta seguendo, quindi non può stare molto. Ok, quindi posso leggere le cose velocemente. 60 secondi. Sono sicuro che lui non ha molti soldi. Quindi non ha molti soldi. Questo con l'orologio no. Ok, quello con gli anelli nemmeno. Non ha molti soldi. Wimby non so che cacchio significa. Non sembra che abbia molti capelli. Quindi potrebbe essere questo. Didn't look smart, I guess. Non sembra furbo come penso. Ok. No, questo c'ha l'orologio, quindi questo non può essere. Questo c'ha gli anelli. Questo c'ha il diadema. Potrebbe essere questo. Però c'ha molti capelli. Questo c'ha molta barba. Sono indeciso tra questo e questo. Non sembra furbo. No, allora è qui e questo. Oh! No, non è lui! Non è lui! Perché? Non è lui. Innocent Man Executed. Lo sapevo che era lui, lo stavo andando a prendere. Vabbè ragazzi, finisce così con una sconfitta. Se il video vi è piaciuto ragazzi, cliccate un bel Mi piace. condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, trovate il link in descrizione. Come al solito, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte di come si chiamava quello? James Septicai! Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao, io!